come abbiamo visto a lezione, ti prendi una bella acustica e inizi a ragionare nel seguente modo. Uno, sicuramente l'acustica perché comunque crei molto più sforzo, più lavoro inizialmente. Chiaramente, se magari sei una persona che ha delle mani un po' più sottili o fai un po' più fatica, magari monti delle corde non troppo spesse, non da 0,12. O magari rimani su un'elettrica, però se vuoi lavorare in maniera un po' più solida, un po' più massiccia, l'acustica sicuramente da questo punto di vista ti può essere d'aiuto. Ovviamente, click, in questo caso lo mettiamo 60 bpm. Spero si senta. La cosa che facciamo è di iniziare semplicemente su una scala cromatica, come abbiamo sempre fatto, per ogni dito muovere una quartina, per cui in questo caso ta 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 ta, senza mai plettrare l'inizio. Per cui questo perché, e deve essere chiaro, perché plettrando aiuto l'input del sound iniziale, per cui diciamo così, una notevole capacità di suono in entrata, cosa che molto spesso opacizza invece il mio hammer, cosa che molto spesso viene confusa. Se io invece non suono in entrata con la mano destra, devo per forza sviluppare questo movimento. Per cui mi abituerò di certo a fare un doppio movimento, che è l'hammer on and pull. Perché nel legato c'è per forza sia l'hammer che il pull, cioè l'hammer, decisamente, soprattutto all'inizio deve essere convinto, e questo pull off che sarà comunque l'effetto del legato, che sarà questo strappato. Spero di essermi spiegato chiaramente. Per questo che io quando suono, vabbè, non ragiono, nel senso, se voglio ottenere una frase, ma non faccio. Ok? In questo caso, a livello di esercizio, noi prendiamo il nostro click e diciamo, scusami, prendiamo e facciamo questa cosa. Ok, per cui ta 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 ta. Questa è la divisione, ovviamente in sedicesimi, che ho su ogni quartile, su ogni click. Chiaramente come lo mostro? Vedi come sono, salgo. Scusami, non sto sentendo bene il click, per cui il problema sarà che allo stesso modo dovrò senza pennare cambiare la string, per cui questo darà sicuramente una grande mobilità, perché come tu vedevi nell'esempio di prima, anche se magari ero saturo e seguivo delle diteggiature, è chiaro che devo essere certo, devo avere forza, per cui come cambio. Per cui mi sposto sempre senza fare mai questo peak, cioè lo so che all'inizio saresti abituato a fare magari questa cosa, no? Perché ti aiuta il change della corda, in realtà devi sforzarti proprio di fare questo lavoro. E lavori su tutte le dita. Se tu noti,
Io cerco sempre, chiaramente, di stare in time, a parte il fatto che faccio un po' fatica perché ho 200 ventole che vanno in questo momento, il click non è molto forte, l'acustica chiaramente ha un suono molto intenso, però non tendo a aggrapparmi e a fare stonare la nota, per cui quando faccio l'esercizio, anche sulle basse, che chiaramente per una mano non abituata, soprattutto sull'acustica, sono un po' faticose da tirare, però non la faccio stonare, perché sono a martello e ovviamente le note sono sempre queste, di conseguenza il mio hammer è fisso, tiene la nota, faccio proprio questo pull e basta, la strappo e basta, per cui l'effetto chiaramente deve essere costante. Cerco di lavorare il più possibile fino in fondo al manico portando a sedicesimi. Ok. Bene, adesso per vedere un esercizio che sia, diciamo così, utile a un adattamento poi specifico, come può essere quello dell'esempio iniziale del suonare, o successivo, un esempio successivo che magari ti posso mostrare, bisognerà, dopo aver fatto un esercizio, magari, spero si senta decentemente questa, sul clima, oltre aver fatto questo esercizio sempre a click, per cui ok, eccetera eccetera, inizieremo ad utilizzare sicuramente questo tipo di esercizio sempre di legato in time su delle forme magari di pattern, come possono essere quelle di una scala minore eolia a forma estesa, per cui sempre a tre note per corda, quella che tu conosci perfettamente, che abbiamo visto, adesso non ho qui il plettro sotto mano, però è sicuramente questa forma. Giusto? Questa ci consente chiaramente per cui l'esercizio lo faremo nel seguente modo. Ecco, mettiamo il nostro click e lo facciamo nella seguente maniera. 3, 4, quanto più possibile, spero si senta, anche se cercavo di essere attento al fatto dei volumi, che tu riesca a far sentire questo pull dello strappare. Vedi proprio questo pull off che rende nitido e aggressivo, pulito, però fluente. Questa cosa farà in modo che il tuo legato, di qualsiasi forma sia, lo prendo da qua perché sennò ci arrivo domani mattina, prendiamo quello di Stefano Vaiano, che sia definito, che arrivi, perché se tu non sei definito e non vai lento all'inizio in questa cosa, che sia una diteggiatura estesa o anche non estesa, vedi, in questa misolidia, finirai per non comunicare, per cui parti lentamente e li fai tutti. Anche se ti sembrano non troppo musicali, in realtà poi ti serviranno.